effettivamente grande partecipazione, addirittura c'erano le persone fin sulle scale, per cui voglio dire che le polemiche probabilmente che sono state sui giornali hanno sortito un effetto boomerang, nel senso che le persone sono venute ad ascoltare per capire effettivamente quelli che sono i problemi, in particolar modo gender, non gender e quant'altro, e per quanto riguarda poi quello che verrà insegnato a scuola. E devo dire che anche da parte mia, insomma, la partecipazione ha fatto capire tante cose. C'era una bravissima dottoressa, devo dire, molto, molto, molto preparata, che ha spiegato un po' tutta questa questione. Dopo è venuto un sacerdote, che non so neanche di dove era, anche lui molto preparato, e il quale ha anche, con l'occasione, ha indicato e fatto capire anche il pensiero di Papa Francesco, il quale per, mi sembra, 45 volte ha toccato questo problema, che è un problema estremamente delicato, in particolar modo per quanto riguarda l'istruzione nelle scuole, per quanto riguarda, insomma, che in particolar modo, giustamente, sia le famiglie, insomma, che devono avere questo compito. E ne approfitto anche per ringraziare l'amministrazione comunale di Novaledo, sia il sindaco che il vice sindaco, i quali, insomma, si sono sentiti attaccati a più riprese sul giornale. Io credo che, insomma, sia importante far capire che se un sindaco o un'amministrazione vuole organizzare una serata, abbia la libertà di poterla organizzare. Insomma, io devo dire che ho guardato quelle che sono le locandine di invito, non ho trovato niente di scandaloso. E allora, con l'occasione, insomma, mi sembrava giusto, insomma, ringraziare l'amministrazione di Novaledo, e credo che le persone che hanno partecipato con estrema attenzione, come giustamente diceva Fugati, e c'erano più di 150 persone, in particolar modo tante mamme che, insomma, hanno a cuore l'istruzione dei propri bambini, e devo dire che, insomma, sempre di più sono convinto che questa legge di cui ne stiamo parlando, se fosse da ritirarla e di riportarla in commissione, probabilmente sarebbe molto più utile, perché in particolar modo su alcuni passaggi, se io fondamentalmente su alcuni passaggi sono anche d'accordo, io sono estremamente dubbioso, l'ho anche detto ieri, per quanto riguarda l'articolo 5, nel senso che io non sono d'accordo che all'interno delle scuole vadano le associazioni, ma non interessa, insomma, che associazioni possono entrare. Io credo che sia giusto che si preparano gli insegnanti, sia giusto che vadano delle persone preparate come la psicologa di ieri, casomai, a spiegare ai nostri bambini, agli alunni, determinate tematiche molto 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 particolari, molto delicate. Però per quanto riguarda associazioni e quant'altro che la legge prevede, io credo che qualche dubbio, insomma, da parte mia, l'ho sempre detto fin dall'inizio. Ripeto per l'ennesima volta che come presidente del partito io il problema l'ho portato in consiglio provinciale del mio partito, perché ho visto che oggi sul giornale, insomma, ci si fa meraviglia di alcune decisioni. Il mio partito ha dato mandato con un voto unanime di tutto il consiglio provinciale del Partito Autonomista del Regno Lese di votare secondo coscienza. Per cui questo lo voglio dire con estrema chiarezza, e credo che, come aveva proposto ieri il consigliere De Tomas, probabilmente sarebbe meglio fare qualche riflessione riportando il disegno di legge in commissione per effettivamente trovare una soluzione, altrimenti ci troveremo a discutere per altri due giorni, ci faremo del male, perché star qua altri due giorni, chiaramente, minoranze contro maggioranza su questo tema, ci troveremo a uno scontro sempre più pesante, per arrivare poi al giovedì sera alle 6:30 a non aver concluso niente, o se addirittura andando in votazione su questo disegno di legge non c'è i numeri per la maggioranza, parliamoci chiaro, perché ieri sono al Partito Autonomista, oggi c'è sulla stampa, 5 consiglieri non sono d'accordo su questo disegno di legge, per cui voglio dire che se si dovesse andare a votazione, chiaramente il disegno di legge credo che non passerebbe. Allora io credo che l'intelligenza della Presidenza, l'intelligenza della Giunta Provinciale sia di fare qualche ragionamento, perché sennò stiamo qua a prenderci per giro. Detto questo, ripeto e rinnovo, insomma, l'invito e un ringraziamento all'amministrazione di Novaledo. Io credo che di quelle riunioni si dovrebbe farne tante, perché credo che sia giusto far capire in particolar modo alla nostra gente, e devo dire che su questi argomenti la gente viene a ascoltare, perché la gente, quando si parla di educazione dei propri figli, insomma, è un argomento talmente delicato, talmente sensibile, che le persone si prendono qualche ora di tempo. Devo dire che la riunione mi sembra finita quasi a mezzanotte, per cui dalle 8 fino a mezzanotte,
e vi assicuro che nessuno è uscito dalla sala, sono stati tutti attenti fino alla fine, per cui voglio dire che questi argomenti interessano veramente la nostra popolazione. Ecco. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Grasvalder. Consigliere Viola ha chiesto di intervenire, ha facoltà, prego. Grazie Presidente.